Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche in questa puntatona dal colore di retrocomputing andremo a scorrere il manuale della Olivetti, il modello PC128 Prodes, sì, il bussolo 8 bit proposto nel 1987 che ci aveva udite la cassetta, in un mondo quando ormai già tutti ci avevano i dischetti da 5 e un quarto e si stavano diffondendo i disk drive da 3 e mezzo, circolava già l'Amiga 1000 e l'Apple 2GS e la Olivetti proponeva un computer 8 bit a cassetta. Andiamo a vedere quindi il manuale utente della Olivetti linea Prodes per il PC128. Facciamoci un po' di risate. Considerate quindi l'epoca in cui questo computer fu prodotto e messo sul mercato, quando c'era già l'Amiga 1000 e l'Apple 2GS, quindi i disk drive da 5 e un quarto erano largamente diffusi e si stavano incominciando a diffondere i dischetti da 3 e mezzo. Dunque andiamo a vedere praticamente in specifico. Abbiamo quindi la prima visione della installazione, che c'è ben poco da installare diciamo su questo computer perché è già tutto all in one, con registratore, tastiera e la scheda madre inserita sotto. C'era da connettere ovviamente il computer a una periferica esterna per vedere il video, il televisore, le informazioni sulla tastiera che è una QWERTY e poi quindi niente di quant'altro di più. Poi si incomincia, diciamo, le prime paginette cominciano a dare qualche informazione generale, veramente insulsa sulla capacità dei colori del computer. L'utilizzo del registratore, ecco, il registratore in un'epoca in cui già tutti avevano dischetti da 5 e un quarto e si migrava praticamente ai dischetti da 3 e mezzo, la Olivetti proponeva computer con il registratore. Questo poteva andare bene nel 1982, ma non di certo nel 1987. Una cartuccia che si poteva inserire diciamo nel computer, nel Thompson, e quindi varie specifiche tecniche che già parlano da sole. Un megahertz di microprocessore 6809 che era incompatibile con tutti, non lo conosceva nessuno questo computer, e per di più era incompatibile anche con il PC128S, quindi proprio un delirio, e anche incompatibile poi con il PC1 uscito l'anno successivo, 64 di K di RAM, che poteva essere espansa fino a 128. Vabbè, questa era la forma del computer che poteva andare bene se fosse stato un MSX prodotto nel 1982 83 84 85 86. Ecco, ma indubbiamente poi nell'87 proporre delle cassette era una cosa da minorati di mente. Guida al basic, ecco, c'è qualche cosa in questo manualetto che comincia a dare qualche informazione sull'utilizzo delle schermo delle lettere, c'è qualche cosa sulla programmazione, vediamo un po', l'avevo già scorso, ecco la funzione print che comincia a illustrare qualche cosa, l'utilizzo di qualche le variabili, l'utilizzo, poi cosa c'è, le stringhe, la funzione delle stringhe. Indubbiamente c'è qualche cosa di basic in questo manuale che è a mio avviso superiore al povero manuale dell'Apple 2, dove non c'era praticamente niente. Qui almeno qualche rudimento di programmazione l'utente lo poteva trovare, ecco, che fosse stato un basic particolarmente evoluto, poi col registratore figuriamoci, ma indubbiamente già qualcosa c'era, ecco, per poter farci qualche cosa, anche se obiettivamente questo manuale
è decisamente inferiore rispetto al bellissimo manuale del Commodore 64, che indubbiamente svetta per informazioni che vengono date all'utente sia sulla macchina sia sul linguaggio di programmazione BASIC, che di per sé quello del Commodore non era eccezionale, ma tutte le funzioni venivano illustrate in modo dettagliato e meticoloso, con tabelle ASCII, c'erano pure le note, quindi musicali da invocare sulla circuiteria del Commodore 64. Tutto questo qui non c'è niente, ma comunque c'è qualche cosa che illustra un pochino di programmazione. Poi si vedrà successivamente, almeno una tabella ASCII c'è, quindi è decisamente questo migliore, superiore al manuale dell'Apple II, dove non c'era nemmeno una tabella ASCII. Non è che brillasse, diciamo, questo manuale per informazioni, ma comunque c'è già qualche cosa. Poteva andare bene nel 1982, ma non nel 1987, ecco. Vediamo un po', capitolo 47, i vari altre istruzioni vengono illustrate, un po' qualche listatino che veniva dato, guide di riferimento, un po' altre informazioni date, che non era proprio malvagio, ma indubbiamente non è che brillasse. L'indice dei comandi, che più o meno, come potete vedere, vengono spiegati in dettaglio, per cui uno il linguaggio lo poteva, diciamo, imparare con qualche esempino pratico che veniva dato nel manuale. È che il problema è che la macchina questa era inadeguata al 1987, un registratore del 1987 non aveva proprio senso. Quindi altre informazioni, vediamo un po' qui, se volete ve la andate a guardare. Se non altro, ecco, il linguaggio che era contenuto veniva spiegato. Appendice 1, organizzazione di un dischetto, qui il dischetto lo sognavate la notte perché ci avevate il registratore. Rappresentazione delle variabili numeriche, vabbè, moduli e funzioni del linguaggio. Appendice dei comandi, i messaggi di errore, ecco, un codice hash, almeno qui il codice hash c'era, se nel manuale Apple 2 proprio non si trova. La penna ottica, ecco, cosa ci faceva uno con la penna ottica quando c'era il registratore, io ancora non l'ho capito. Indice tematico, e poi ecco cosa è composto il manuale, quindi l'introduzione, poi si spiega più o meno il linguaggio del computerino, operatori logici, dati, cicli, decisioni e quant'altro, espressioni, funzioni, quindi almeno diciamo i rudimenti del linguaggio lo si trova, perché poi c'è nelle appendici c'è i comandi che vengono spiegati uno per uno, e poi praticamente non c'era nient'altro. Meglio del manuale dell'Apple 1, dell'Apple 2, ma decisamente inferiore al manuale del Commodore 64. You might be missing some of the benefits that a stereo can provide.